Aldo Cursano, vicepresidente di FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Allora, Cursano, lei è uno dei tanti che gestisce un ristorante giapponese. Qual è la reazione di fronte ai casi di intossicazione da sushi? Sono uno dei pochi gestisce veri e autentici ristoranti giapponesi. È chiaro che i dati indicano un fenomeno che è diventato un fenomeno sociale, perché la mobilità ci porta a conoscere storie, culture e poi in qualche modo vengono riproposte nelle nostre città. E qui l'elemento è l'autenticità della storia e della cultura. Parliamo di sushi, è una delle più grandi espressioni dell'arte, della cultura giapponese millenaria, che non si improvvisa. Ecco perché è fondamentale coglierne i rischi, gli aspetti benefici, perché parliamo di una delle culture che da un punto di vista salutistico è eccellente, ma se è fatta con processi, procedure, acquisti, sanificazioni, quindi con quelle maestranze che garantiscano la qualità, la salute e la sicurezza. Nel momento in cui si va a scimmiottare, perché quello sta succedendo in Italia nel 90% dei casi, si va a imitare prodotti senza tener conto dei rischi legati al crudo. Meno si paga, più si rischia, perché la cucina giapponese è legata proprio alla ricerca della grande qualità, della freschezza, dell'eccellenza delle materie prime, che poi vengono lavorate dalle mani sapienti dei sushi men, e qui ne abbiamo uno, e quindi le procedure poi di lavorazione, di cottura e miscelazione del riso, dei processi lavorativi che sono allegati poi a creare quella creazione, è il frutto di un costo di lavoro e materia prima che, quando si parla all you can eat, vuol dire che vengono sicuramente tradite le norme fondamentali. Il tonno c'è da 35-40 euro, c'è da 10 euro. Ci sarà un motivo, ma quando si parla di crudo, la freschezza, la qualità, l'abbattimento è fondamentale per la salvaguardia. Dedica parte della nostra vita alla ricerca del prodotto, del fornitore, del processo lavorativo che possa garantire la qualità e soprattutto arrivare poi a soddisfare le aspettative di chi conosce quella cultura. È chiaro che certe formule e certe impostazioni che sono da mensa non sono nemmeno pensabili per un prodotto di nicchia così particolare. Per questo noi indichiamo sempre: andare a mangiare una volta in meno, ma quando si va si deve andare in luoghi in cui la cultura dell'igiene, della sicurezza, la consapevolezza, la presenza di sushi men giapponesi, ma non solo, perché oggi ci sono figure professionali che l'arte è stata acquisita, però ripeto, è un'arte, non può essere improvvisata come molto spesso accade. Piccolo schermo, eccolo, sono un'appassionata di sushi, lo mangio spesso al ristorante. Ho imparato a prepararlo in casa. Non avendo l'abbattitore, metto il pesce in freezer per 24 ore prima di usarlo. È un tempo sufficiente a uccidere eventuali parassiti, Aldo Cursano? Le 24 ore sono sufficienti per entrare e congelare il prodotto al cuore, però ci vogliono attrezzature adeguate con gli abbattitori che nei ristoranti e nelle grandi produzioni ci sono. Io consiglio invece nelle mura domestiche, essendo che il freezer normalmente conserva il prodotto già congelato, di tenerlo di più, affinché possa veramente entrare a cuore e rendere il prodotto sicuro. Un altro consiglio, mi raccomando, scongelarlo sempre a temperatura frigo, mai a temperatura ambiente, perché il processo di scongelamento non rischia di essere vanificato se viene messo a contatto con l'aria e con la contaminazione aerea.